Ciao amici di Crazy Ring, continua la mia serie sui plugin della Nik Collection e oggi voglio andarvi a spiegare HDR FX Pro 2. Nei miei video precedenti ho già parlato di Vivezza, di Color FX Pro e di Define e oggi andremo a vedere come creare gli HDR grazie al plugin relativo agli HDR appunto. Ho selezionato qui per voi alcuni HDR che ho fatto abbastanza tempo fa, devo dire. Quale potrei utilizzare? Potrei utilizzare questo o potrei utilizzare questo qua. Tenendo premuto CTRL vado a selezionare tutte e tre le foto che compongono l'HDR. Questa è quella con meno 2 stop di luminosità, questa è quella 0 e questa è quella con più 2 stop di luminosità. Io di solito ne utilizzo solo 3, ma voi potete utilizzare quante ne volete. Per questo plugin potete utilizzare anche una foto soltanto, in modo da creare più che un HDR un tone mapping. Premo il tasto destro sulle mie foto e vado a fare modifica in e vedete che troviamo tutti gli altri plugin della Nik Collection ma non troviamo HDR Pro. Per utilizzare HDR Pro dovete andare su esporta e in esporta troverete HDR FX Pro 2. Ci facciamo clic sopra e vedete che viene caricata direttamente la nostra foto dentro il plugin di HDR FX Pro 2. Io sto utilizzando Lightroom, se voi utilizzate Photoshop, eccomi in Photoshop, per aprire il plugin è leggermente diverso, dovete andare su File, Automatizza e Merge to HDR FX Pro 2. Questo è il modo per aprire le foto, ci cliccate sopra e vi aprirà questa finestrella in cui dovete andare a scegliere i vostri file che compongono l'HDR. Io utilizzerò Lightroom per questo tutorial e vi faccio vedere subito un po' come funziona l'interfaccia iniziale. Non siamo ancora nel plugin, siamo in un pre-plugin, diciamo, in cui le foto vengono unite. Ci fa vedere qua su le nostre foto, io come ho detto prima ne ho 3, una con meno 2 e una con più 2 a disposizione e qui a destra abbiamo tutte le nostre impostazioni che possiamo andare a regolare inizialmente. Innanzitutto dobbiamo andare a scegliere la luminosità del nostro HDR, quindi questa barra qua in fondo sotto la nostra foto ci fa vedere quanto sarà la nostra foto sovraesposta o sottoesposta. Io vi consiglio di dare una base un po' più luminosa alla foto, non eccessivamente luminosa ma un pochino più luminosa. Come prima cosa abbiamo l'auto allineamento che serve per unire le nostre tre foto senza avere degli aloni tra una e l'altra, cosa molto importante soprattutto se state scattando degli HDR a mano libera, quindi io vi consiglio sempre di averlo attivato. Poi abbiamo la riduzione dell'immagine sdoppiata che serve per andare a rimuovere dal risultato finale l'effetto ghosting, ovvero quando un soggetto tipo una macchina, una persona, in questo caso le onde, si spostano da una foto all'altra, è possibile che andando a unire le foto appaia un effetto ghosting, ovvero vediamo la scia dell'oggetto. E possiamo andarlo a ridurre appunto utilizzando questa funzione qua e scegliendo il nostro riferimento per il ghosting. Voi ovviamente dovete scegliere in base alle cose che si muovono. Io metterò 40% e sceglierò come riferimento il mio fotogramma centrale. Potete ovviamente scegliere quello che volete spostando questa cornicetta. E poi la cosa più importante è l'aberrazione cromatica. Andiamo a vedere un po' sul ponte soprattutto. Trascino questo quadratino qua, aberrazione cromatica, quindi mi zoom ancora più dentro l'immagine. Vedete qua quanta aberrazione cromatica ho, quindi vado a spostare un po' il primo slider dell'aberrazione cromatica. Vedete che viene più o meno rimossa tutta. Sembrerebbe che non ci sia aberrazione cromatica blu e giallo, quindi non mi resta che fare crea HDR qua in fondo a destra. Sta creando il nostro HDR, eccolo qua. È molto probabile che all'inizio vi appaia una schermata del genere, quindi senza niente. Se volete far apparire tutte le impostazioni dovete semplicemente cliccare su questi pulsanti in alto a sinistra e a destra per far apparire appunto tutti i nostri strumenti per la regolazione. È praticamente uguale agli altri plugin della Nik Collection, quindi abbiamo l'immagine singola, l'immagine prima dopo, l'immagine faccia a faccia, abbiamo la possibilità di zoomare del 100% nella foto e quella di cambiare lo sfondo. Come in Color FX abbiamo qua in alto a sinistra dei preset, delle preimpostazioni da dare alla nostra immagine, io utilizzerò un predefinito realistico come questo, luminoso. Sotto abbiamo le impostazioni personalizzate quando le creeremo noi e abbiamo quelle importate, se le abbiamo importate, da delle ricette esterne come vi ho fatto vedere con Color FX. Una volta scelta la nostra base possiamo andare a modificare l'immagine come vogliamo noi, possiamo andare a comprimere i toni, ovvero più lo portiamo verso destra e più le ombre verranno riportate verso il chiaro e le luci verranno abbassate, più lo portiamo verso sinistra, meno sarà l'effetto. Io lo tengo verso il centro, magari un pochino di più.
possiamo anche modificare il metodo, ovvero quanti dettagli abbiamo nella nostra foto. A sinistra sarà poco dettagliato, a destra sarà molto dettagliato, guardate qua. Lo metto intorno al 20% per iniziare, poi faccio clic su metodo HDR per far apparire queste altre impostazioni, in cui abbiamo la profondità dell'HDR, in questo momento è su normale, ma io possiamo mettere delicato, disattivato, per appunto disattivare un po' il contrasto. Io lo lascio su normale, poi abbiamo i dettagli, anche qui, quanti dettagli vogliamo nella nostra foto. Per un effetto realistico vi consiglio di tenerlo sul basso. Poi abbiamo l'effetto drama, che anche questo va a cambiare il contrasto nel nostro HDR. Più lo portiamo verso destra, più vedete come il contrasto cambia nell'immagine. Io lo lascerò su profondo, profondo mi piace. Poi abbiamo la tonalità, con cui possiamo andare a modificare l'esposizione, le ombre, le luci. Per esempio io voglio meno luci, più ombre, più contrasto, un po' più neri e un po' meno bianchi, quindi lo porto verso sinistra. La struttura e la chiarezza di Lightroom, quindi verso destra abbiamo più struttura, verso sinistra meno chiarezza, vedete come viene? Una modalità acquerello. Passiamo poi al colore, abbiamo la saturazione del colore. Se vogliamo un colore molto saturato, poco saturato, io lo lascio al 10% perché poi ci lavorerò dopo con le regolazioni selettive. Che è questo il bello della Nik Collection. Poi posso cambiare la temperatura e la tinta, ma queste cose non mi interessano. Ora, prima di parlarvi delle regolazioni selettive, voglio parlarvi della finitura un attimo. Sotto la finitura abbiamo la vignettatura, in cui possiamo utilizzare dei preset per andare a creare una vignettatura appunto. Io di solito la utilizzo poco e preferisco farlo attraverso Lightroom, ma qui abbiamo tutte le impostazioni per farlo. La cosa bella è che possiamo anche decidere dove mettere il centro della nostra vignettatura. Poi abbiamo una cosa molto importante, il filtro della densità neutra graduato. Vi faccio vedere meglio con la sfumatura a 0%. Possiamo andare a dare una tonalità all'esposizione per il sopra e per il sotto, vedete come cambia? La tonalità superiore è l'esposizione nella parte sopra, la tonalità inferiore è in quella sotto, vedete gli stop dell'esposizione, la differenza tra la nostra base e quella che abbiamo qui. Possiamo anche andare a spostare dove vogliamo il filtro graduato e possiamo anche ruotarlo fino a 90 gradi in senso orario e antiorario. Lo disattiverò ora e poi abbiamo infine i livelli e le curve, dove abbiamo le curve RGB, luminosità, rosso, verde e blu, ma queste sono molto importanti perché abbiamo anche la curva luminosità, in cui possiamo andare a spostare la luminosità del nostro HDR nelle parti chiare con questa curva e nelle parti scure da quest'altra parte. Ora io non la utilizzerò però e vi faccio vedere la regolazione selettiva, ovvero la cosa più importante che accomuna tutta la Nik Collection di Google. Vado a cliccare sul punto di controllo e voglio selezionare il ponte, quindi il rosso. Come ho detto negli altri tutorial, il punto cercherà delle tonalità simili a questa nel raggio che il primo slider va a determinare. Se cliccate in questo quadratino qui vi fa vedere la maschera di ciò che è stato selezionato, vedete? Seleziona solo il ponte, se vado fuori seleziona le nuvole. Potentissimo questo strumento. Vado a duplicare questo punto tenendo premuto Alt e sposto il punto qua sotto e poi continuo così per questa parte qua del ponte e per questa, rimpicciolendo un po' il tutto. Quindi sto creando tanti punti di controllo. E una volta che ho tutti questi punti di controllo, vedete come mi selezionano tutto il ponte, vado a tenere premuto CTRL e vado a selezionare tutti i miei punti di controllo e faccio raggruppa, che è il primo pulsante qua sulla sinistra, per racchiudere tutti questi punti in un unico gruppo. Mi dice che ha selezionato il 15% dell'immagine, perfetto, vado a togliere la maschera e ora posso lavorare su questi punti di controllo, su quest'area che ho selezionato. Clicco su questo triangolino qua in basso e vi fa vedere tutte queste funzioni che posso andare a modificare per i punti che ho selezionato. Quindi posso modificare l'esposizione del ponte, l'abbasso un pochino. Posso modificare il contrasto del ponte. Vado per esempio a diminuire leggermente il contrasto. Vado ad aumentare la saturazione perché voglio più rosso nel ponte, voglio creare qualcosa che dia molto nell'occhio. Poi vado ad aumentare anche la struttura al 100% del ponte. Abbasso un po' i neri, i bianchi non li sposto. La temperatura nemmeno, anche se posso creare degli effetti un po' strani, non la voglio modificare. Poi abbiamo la tinta, anche qui per colorare il ponte. Questa è utile se volete creare dei colori strani nel vostro cielo. E poi abbiamo l'intensità del metodo dell'HDR. Magari lo aumento leggermente. Guardate come è cambiato con il punto di controllo. Questo era il ponte prima, questo è il ponte dopo. Ma andiamo a vedere proprio un prima dopo di tutta la foto. Questa era la foto prima, questa è la foto dopo la nostra modifica. Posso anche spostarla in orizzontale per vedere in sopra e sotto, e possiamo continuare a modificarla andando a utilizzare altri punti di controllo. Per esempio sull'acqua modifico questa parte qua della foto, quella sotto, vado a spostare, creo un altro punto di controllo, le parti bianche sono quelle selezionate, le parti nere no, vado a selezionarle e creo un nuovo gruppo,
e con questo punto di controllo, per esempio, posso aumentare la saturazione per dare all'acqua un look più coloroso. Aumento leggermente la struttura e vado a modificare la temperatura per avere un'acqua un po' più fredda. Ok, diciamo che così va benissimo. Guardate il prima e il dopo dell'acqua, anche qui abbiamo fatto una modifica semplicissima. Potrei creare un ultimo punto di controllo sullo sfondo qua giù, quindi sulle montagne, anche quest'altra e anche quest'altra qua. Li vado a raggruppare e in questi abbasso l'esposizione per averli più scuri, magari con meno contrasto e con più neri, in modo da farli vedere un pochino meglio. E così via, possiamo creare tantissimi punti di controllo e creare un'immagine completamente diversa. Ovviamente attenti a non esagerare, altrimenti viene fuori un po' una schifezza. Poi non ci resta che fare salva e mi verrà aperta in Lightroom con tutte le modifiche che ho fatto in HDR FX Pro. Questo è un TIFF ad altissima risoluzione che io posso modificare ulteriormente con Lightroom. Per esempio posso andare a raddrizzare l'immagine, posso andare a fare un upright per avere il ponte dritto, vedete la differenza tra automatico e disattivato, e posso andare a modificare qualsiasi altra cosa. Come ho detto prima, potete utilizzare questo plugin anche per le immagini singole, non c'è bisogno che siano proprio HDR veri e propri per creare un tone mapping e avere più o meno un effetto simile. Se questo video vi è piaciuto, mettete un mi piace qua sotto, condividetelo con i vostri amici e venite a seguirci sulla nostra pagina di Facebook. Noi ci vediamo al prossimo tutorial sul prossimo plugin della Nik Collection. Ciao ragazzi!